Sycamore Gap Tree è un, diciamo, è il simbolo del Vallo di Adriano, è stato reso famoso dal film Robin Hood, il principe dei ladri, ed è così caratteristico perché diciamo, è in grande prossimità con il muro e i turisti percorrendolo lo vedono quando si arriva in questo avvallamento spettacolare. E purtroppo nel settembre 2023 per un atto di vandalismo è stato tagliato, privando l'intera comunità di questo molto sentito simbolo. Dopo l'atto vandalico, un team internazionale di esperti, in maniera multidisciplinare, si è attivato per preservarne la memoria. E siamo stati contattati e coinvolti dalla Newcastle University National Trust in collaborazione con il Politecnico di Milano per preservare gli aspetti di memoria più geometrici e colorimetrici, ma anche l'esperienza che il turista poteva avere nel visitare e osservare questo spettacolare sito. Per preservare la memoria del Sycamore Gap Tree abbiamo pensato di sviluppare un web viewer, quindi con l'idea di documentare questo sito, ma allo stesso tempo di poter far interagire lo spettatore e in qualche modo replicare quella che era l'esperienza nel visitare il sito. I dati da cui siamo partiti sono immagini che sono state fornite dal National Trust, ottenute col crowdsourcing. Centinaia di immagini molto complesse, di natura multitemporale, scattate con posizioni molto, molto complesse e con sensori di bassa risoluzione ed altissima compressione video. Questo rende complessa la ricostruzione della scena ed è stato possibile orientare tutto il blocco di immagini attraverso algoritmi di deep learning trainati per queste condizioni estremamente challenging. Come unità 3D Optical Metrology ci occupiamo di fotogrammetria e metrologia a livello industriale a quello satellitare. E siamo quindi riusciti a ricostruire l'intera scena, quindi l'ambiente in cui Sycamore Tree è posto e con accuratezza riposizionare la ricostruzione dell'albero, fedele sia in termini geometrici e colorimetrici. Abbiamo individuato tre epoche, quindi il prima, dove diciamo, l'intero albero diciamo, è posizionato correttamente e si può vivere quindi completamente l'esperienza del turista, l'evento in sé, quindi con l'albero a terra dopo l'atto di vandalismo, e alla fine la situazione attuale, dove purtroppo l'albero non c'è più, ma alcune delle centinaia di immagini usate per la ricostruzione sono state orientate e si può rivivere questa esperienza artistica, per esempio con immagini scattate d'inverno, alcune d'autunno, al tramonto, di notte, per rivivere un po', anzi completamente, questa bellissima esperienza e ricordare questo simbolo.